vi invito a seguire un piccolo viaggio in compagnia di Gesù e di tre discepoli. Quindi oggi dobbiamo lavorare molto con la nostra mente perché ci dobbiamo portare lì, ci dobbiamo portare in quell'occasione, in quell'ambiente, in quel momento, a vivere le emozioni che hanno vissuto loro, a vivere l'esperienza. Un'esperienza veramente unica nel Vangelo, nella Bibbia, unica e straordinaria, forse la più straordinaria di tutto il Vangelo. Perché Gesù ha fatto tanti miracoli e ogni miracolo portava con sé la sua straordinarietà, perché se non era straordinario non era un miracolo. Ora vediamo un po', ve lo leggo. E non vi invito a prendere la Bibbia per seguirmi, non fatelo, perché io adesso farò una lettura sincrona di tre Vangeli, di tre evangelisti, Matteo, Marco e Luca, ve li leggerò insieme come se fosse un unico testo, perché ho dovuto inserire le parti mancanti da un testo all'altro e fare per avere il quadro completo della situazione. Sono stata chiara? Allora, leggo, e sono Luca, Marco e Matteo, eh? 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte per pregare. Immaginiamo che prese anche noi, eh? Quindi cerchiamo di seguire questo viaggio. Gesù prese i tre discepoli e noi stiamo seguendo questo percorso. E mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. E fu trasformato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. I suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un tal candore che nessun lavatore di panni sulla terra può dare. Ed ecco, due uomini parlavano con lui, essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita, o diciamo esodo, che doveva compiere a Gerusalemme. Or Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno. E quando furono completamente svegli, videro la gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi stavano per andare via, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui, è bello per noi stare qui. Se vuoi, faremo tre tende. Facciamo quindi dunque tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre gli parlava così, venne una nuvola luminosa, li coprì con la sua ombra e i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. Ed ecco una voce venne dalla nube che diceva: Questi è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figliol dell'uomo non sia risorto dai morti. È veramente un'esperienza unica, eh? Io solo nella lettura mi vengono i brividi, eh? Immaginare di essere lì, fantastico.
Allora, guardiamo un po' questo episodio, lo inseriamo nel tempo, in quale momento della vita di Gesù si inserisce. Matteo colloca questo episodio in un momento delicato per gli apostoli. Infatti, pochi giorni prima, Gesù aveva detto loro chiaramente che Gesù doveva andare a Gerusalemme e soffrire. Questo il capitolo prima di questo episodio, Gesù parla, dice: io devo andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e sarò ucciso, verrò ucciso e il terzo giorno risusciterò dai morti. Nello stesso tempo aveva detto a loro che se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Sono argomenti veramente forti. Si parla della morte di Gesù e si parla anche della vita dei discepoli che devono essere disposti a donare la propria vita. Quindi sono argomenti che hanno turbato molto i discepoli, eh? Sicuramente hanno pensato e ripensato a quello che Gesù aveva detto loro. E quindi erano un po', diciamo, presi dal timore, da tanti dubbi. Allora Gesù vuole ora tranquillizzarli, vuole tranquillizzare questi tre suoi discepoli e vuole alimentare in loro la speranza, manifestando la gloria, la sua gloria davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni, per dare loro certezza che lui era il figlio di Dio, che non dovevano temere nulla perché Gesù era il figlio di Dio. Guardiamo un po' il luogo. Allora, Gesù, alla fine di una giornata in cui veramente avevano dato tanto, stanco con i suoi tre discepoli, invita i suoi tre discepoli a seguirlo su un monte. Ora la Bibbia non dice, non spiega qual è questo monte. Noi lo chiameremo il monte teologico, cioè il monte che richiama a delle realtà teologiche. Salire sul monte, il salire ci porta a pensare che noi dobbiamo entrare in una dimensione divina. Ci dobbiamo staccare dai problemi di questo momento che stiamo vivendo e quindi saliamo. Gesù sale, ma per quale motivo sale, si distacca dai problemi che aveva vissuto fino a, dalla gente piena di problemi? Si distacca perché ha bisogno di incontrare Dio nella pace. Ha bisogno del silenzio per pregare. Supplica Dio, prega, piange, prega e supplica Dio di dargli la forza di sopportare la prova che da lì a giorni dovrà affrontare. Quindi sentiva il bisogno dell'aiuto di Dio, sapendo quello a cui andava incontro. Pregò anche per i suoi discepoli che dormivano. Pregò affinché questi discepoli, nell'ora più buia, più difficile, potessero essere anche loro pronti ad affrontare e che lo scoraggiamento e l'ora delle tenebre non li scoraggiasse, e che la loro fede non venisse meno. Chiese a Dio quindi che gli fosse concessa una manifestazione della sua gloria e della gloria che Gesù aveva presso il Padre, che questa gloria fosse manifestata ai discepoli, che i discepoli potessero rendersi conto di chi era quel Gesù che stava lì con loro. E chiese quindi che questo regno fosse rivelato ai discepoli perché i discepoli potessero essere fortificati vedendo questo. E chiese quindi che assistessero a questa manifestazione divina.
E questo è scritto nella sorella White, questa parte, no? Che è Gesù che chiede a Dio di manifestarsi. La sua preghiera venne esaudita e mentre pregava in ginocchio i cieli si aprirono e da essi, vedete la luce, discese. Immaginiamo che stanno discendendo Elia e Mosè. E un santo splendore illuminò Gesù di luce divina. Quindi in questo posto ci sono tre personaggi e sono Gesù, Elia e Mosè. In questa scena la cosa che domina, l'elemento che domina questo momento è la luce, il bagliore, è la luce. La faccia di Gesù risplende come il sole, quindi immaginate la luce che veniva fuori dal viso di Gesù. Le vesti divennero candide come luce e Luca dice splendenti, bianchissimi, come nessun lavandaio sulla terra avrebbe potuto rendere così bianco il vestito di Gesù. Luca li definisce sfolgoranti. Quindi questi tre racconti, vedete, io li ho messi insieme, ma ci danno l'idea di chi vuole trasmettere qualcosa, ma le parole umane a volte non sono sufficienti per trasmettere quello che loro hanno visto. E ora il bianco abbagliante, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, sta a simboleggiare la gloria di Dio, la gloria di Dio. Poi dopo questo appare una nuvola, dove poi ci sarà la voce di Dio, ma anche la nuvola è luminosa. E questa nuvola avvolge tutti e tre i personaggi e li copre con la sua ombra. E i discepoli entrarono in quella nuvola. Allora, poi vediamo i protagonisti di questo momento. I protagonisti quali sono? Abbiamo visto i tre personaggi, Elia, Mosè e Gesù. E poi ci sono i tre discepoli. Pietro, Giacomo e Giovanni, qui diciamo che la parte del sonno profondo era un po' passata, era superata. Quindi in una specie di dormiveglia cominciano a vedere, cominciano a sentire cosa stava succedendo intorno a loro. E si cominciano a svegliarsi e ascoltano delle voci. Ascoltano delle voci e sentono, capiscono l'argomento di dialogo fra Elia, Mosè e Gesù. Stanno parlando della partenza, dell'esodo di Gesù, di questo passaggio di Gesù. Allora, questi, perché sono stati scelti questi due personaggi, Elia e Mosè? Noi sappiamo bene, perché ce lo dice la sorella White, no? Che Elia rappresenta coloro che verranno traslati in vita al ritorno di Gesù. Mosè rappresenta coloro, i santi, che però passano attraverso la morte. Qui parlare con Gesù significa che c'è una comunione, una comunicazione tra questi personaggi dell'Antico Testamento e Gesù che farà parte del Nuovo Testamento, ma c'è una comunità di linguaggio e soprattutto c'è un piano comune, c'è un piano, c'è un progetto che non inizia con il Nuovo Testamento, ma inizia già dall'Antico Testamento e procede. Quindi è un unico atto di salvezza, un atto salvifico di Dio che viene scandito in due tempi. Prima ci sono la legge e i profeti e poi questa legge e profeti trovano la loro naturale confluenza in Gesù Cristo. Questi trovano proprio la realizzazione in Gesù.
Ora, questa visita di questi due personaggi lo possiamo capire la finalità di questa visita attraverso le voci. Quindi stiamo lì, ascoltiamo quello che hanno ascoltato i discepoli in quell'occasione. Quindi anche noi apriamo le orecchie e ascoltiamo. La prima voce che noi ascoltiamo è la voce di Elia e di Mosè, che parlano con Gesù. Allora, di cosa parlavano? Parlavano della sua dipartita, che Gesù doveva compiere a Gerusalemme questo sacrificio e poi doveva raggiungere il Padre. Ora, non c'è da meravigliarsi se stavano parlando proprio di questo argomento della morte di Gesù. Questo era il pensiero che, come abbiamo detto prima, già da prima Gesù aveva annunciato ai discepoli, no? Stava parlando della sua morte. Ed era il pensiero che girava frequentemente nella mente di Gesù, perché i tempi ormai si stavano avvicinando. E quindi questo pensiero angosciava, tra virgolette, anche Gesù stesso, perché sapeva di dover lasciare i suoi discepoli e voleva essere sicuro, anche Gesù stesso, voleva essere sicuro che questi suoi discepoli, che dovevano continuare la sua opera, no? Avessero acquisito il più possibile delle verità che lui aveva insegnato. Quindi voleva anche Gesù questa tranquillità, dire va bene, io me ne vado, manderò il Consolatore, ma che la mia presenza qui, che i miei anni con loro possano essere veramente serviti a formarli questi discepoli per il grande compito che spetterà a loro poi svolgere. Poi la legge che è rappresentata da Mosè, la profezia che è rappresentata da Elia, sono state date per quale motivo? Tutti e due aspettavano proprio l'adempimento, tutti e due confluivano proprio nella morte di Gesù. Quindi questo avvenimento doveva avvenire per forza e quindi non c'è da meravigliarsi se questi due personaggi parlano con Gesù delle cose che stavano per succedere e sono venuti lì per confortarlo, per confortare Gesù e per incoraggiarlo. E quindi parlano della sua fine, della sua morte, che verrà presto a Gerusalemme. E poi ci sarà questo esodo, perché Gesù verrà innalzato, Dio Padre lo innalzerà nella sua gloria. E quindi per i tre discepoli questo evento è proprio come un sigillo, una conferma che colui che seguono, quell'uomo che lui hanno seguito per 3 anni, è il Figlio di Dio. La seconda voce, quindi abbiamo sentito Elia e Mosè, la seconda voce, quale fu dal racconto che abbiamo letto? Fu la voce di Pietro. Pietro, rileggo questo brano, Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, quindi stavano per andarsene, Elia e Mosè, Pietro quasi li ha voluti fermare e disse a Gesù: Maestro, e per noi è bene stare qui, ma che bello stare qui. Era fantastico stare lì, era meraviglioso. E chi non voleva stare con Gesù, con Elia, con Mosè, in un posto così pieno di luce? È bene per noi stare qui. Poi dice: facciamo qui 3 tende. E qui vedo un Pietro non egoista, perché non ha pensato a sé. Ha detto: 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Però Luca, che riporta questo, aggiunge: ma egli non sapeva quello che diceva. È interessante, ma noi conosciamo Pietro, no?
Pietro è l'uomo impulsivo, l'uomo d'azione, è l'uomo che davanti a una manifestazione del genere la vuole fermare, questa manifestazione della gloria di Dio. E dice, mettiamo qua tre tende, restiamo qua. Vorrebbe bloccare lo stato celeste nel quale Gesù si è momentaneamente collocato, lo vuole bloccare questo momento e vuole rendere stabile anche a momento storico quella gloria divina che tutta Israele attendeva, attendendo il Messia attendeva questa gloria. In altre parole, Pietro voleva che quel Messia che era tanto atteso dal popolo di Israele e che ora si era manifestato nella gloria, restasse lì e fosse, si manifestasse al popolo di Israele. Allora, giustamente Luca dice, lui non sapeva quello che stava dicendo, perché in quel momento come se Pietro avesse dimenticato tutto il piano della salvezza, tutto il piano di Dio. Allora, Pietro in quel momento è un po' come lo vedete voi, come un po' come un tentatore, no? Come quando Satana disse, ti darò tutti i beni di questa terra. Ma sappiamo che Gesù aveva rinunciato alla gloria divina e aveva lasciato il cielo e si era fatto umile come uomo. E se voleva raggiungere lo scopo, l'obiettivo per cui era venuto sulla terra, doveva andare fino in fondo in questa sua umiltà. Doveva raggiungere l'obiettivo, doveva raggiungere la morte e la croce. Allora, quella di Pietro cos'è stato? Un'ingenuità? Un egoismo, una superficialità, un eccesso di entusiasmo, perché a volte anche l'eccesso di entusiasmo è dannoso, eh? Allora, per questo Luca disse, Pietro non sapeva quello che diceva. Vediamo la terza voce. La terza voce che qui ascoltiamo è la voce di Dio. È la voce di Dio. Mentre Pietro era preso da questa voga, arriva la voce di Dio. Venne una nuvola che adombrò i tre personaggi e nella nuvola i tre discepoli non riuscirono più a vedere Gesù, Elia e Mosè, ma sentirono la presenza di Dio. Perché sentirono la voce di Dio e perché noi sappiamo che Dio non si può vedere, e però si può ascoltare. E quindi sentirono questa voce di Dio che era proprio diretta a loro, e a loro che in quel momento erano un po' nella confusione, e Dio parla a questa loro mente confusa e li invita ad ascoltare Gesù, ad ascoltare la voce del suo figlio, e dice, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Quindi Dio invita i discepoli a volgere la loro attenzione verso Gesù e a credere in Gesù come figlio di Dio. E quindi questa voce risuona in quella nuvola e rivela l'identità di Gesù, e nello stesso tempo però dà a loro un compito, perché dice il Signore, questo è il mio diletto figliuolo, quindi sta rivelando che quello è suo figlio, e poi aggiunge, ascoltatelo, quindi dà a loro un compito, ora vi dico che quello è Gesù e voi dovete ascoltarlo. Allora i discepoli, udito questo, si resero conto di essere proprio alla presenza di Dio e caddero per terra, con la faccia a terra, e furono presi da gran timore. Noi siamo lì con loro,
cosa avremmo fatto noi davanti alla potenza di Dio così manifestata in maniera chiara? Anche noi saremmo caduti con la faccia a terra, eh? Ci saremmo sentiti indegni di essere lì. E allora Gesù si avvicinò, si accostò a loro, li toccò e disse: alzatevi, levatevi e non temete, non abbiate paura. E così loro si alzarono, aprirono gli occhi, si guardarono intorno, non c'era più nulla, non c'era più quel bagliore, quella luce non c'era più, non c'era più la nuvola e non c'erano più Elia e Mosè, erano andati via, Gesù era da solo. Allora, a questo punto questi tre conoscono con certezza che Gesù è il figlio di Dio, è l'amato di Dio e da lui è stato inviato per essere ascoltato. Ora, i discepoli riconoscono che quell'uomo che camminava con loro, che parlava alle folle, che faceva i miracoli, quell'uomo che ha parlato anche della futura morte, ha un'altra identità, eh? È figlio di Dio, non è soltanto figlio dell'uomo, ma la sua identità è che è anche figlio di Dio. E quindi nel silenzio si conclude questo evento e i tre si ritrovano da soli e nel silenzio, ammutoliti forse da tutta questa bella esperienza che hanno vissuto, e ritornano a valle. Ma mentre ritornano, Gesù dice a loro di non parlare di questa esperienza fino a quando lui non sarà risorto. Quando arrivano a valle, nella città, nel villaggio dove sono arrivati, ormai è mattina, trovano una grande folla che l'aspettavano e sappiamo qual è l'episodio che segue la trasfigurazione. Il bambino epilettico, no, indemoniato. Allora, cosa succede? Che questo ha questa crisi di epilessia, no? Si butta a terra, ma era spinto da questo spirito che i suoi discepoli erano presenti, quegli altri discepoli, e non erano riusciti a risolvere il problema. Quindi il Signore, scendendo giù, cosa trova? Trova la gente sofferente, addolorata, angosciata, trova questa situazione, cioè il mondo giù dalla montagna, giù il mondo era in un mare di guai, in un mare di sofferenze, di tutti i tipi, ma c'erano i discepoli. Ma i discepoli, Gesù cosa ha detto? Voi avete poca fede. E non avete potuto fare questo miracolo. Quindi trova anche la Chiesa, diciamo, che sta in mezzo alla gente, che non è abbastanza forte. Non è abbastanza forte da affrontare questa situazione. Quindi veramente è una situazione difficile. Qualche pensiero di riflessione e concludiamo. Gesù, quando Gesù viene nel momento della trasfigurazione, il suo viso, come abbiamo detto che era raggiante, era come il sole. Però dove erano i suoi discepoli che aveva portato su? Dormivano. Allora, per vedere la bellezza di Dio, per vedere questo sole nel viso di Dio, dobbiamo restare svegli. Non dobbiamo dormire, dobbiamo resistere. Lo so che il sonno è piacevole, a me succede di addormentarmi molto facilmente, però qui non stiamo parlando del sonno naturale, stiamo parlando di riconoscere Cristo Gesù e di essere svegli in questo mondo. E la nostra mente, il nostro spirito lo possiamo tenere sveglio soltanto alla luce
alla luce della parola di Dio, che ci insegna e ci guida ogni momento. Allora, oggi che siamo negli ultimi tempi, più che mai essere cristiani richiede uno sforzo immane, sovrumano, che da soli non ce la potremo fare, ma con l'aiuto dello Spirito Santo sì. Noi abbiamo bisogno di andare in disparte, abbiamo bisogno di salire sulla montagna con Gesù in uno spazio di silenzio per trovare e per ascoltare la voce del Signore. Lo facciamo nella preghiera, però attenzione, non possiamo rimanere in questo posto. Anche Pietro voleva rimanere, Gesù ha detto no, scendiamo. Siamo saliti, abbiamo incontrato Gesù, ma non dobbiamo restare là. Dopo aver incontrato Gesù, ci siamo caricati della sua presenza e adesso tocca scendere. Gesù è sceso con i suoi discepoli e ha trovato subito da fare, c'era da fare, c'era una situazione terribile. E quindi a noi ora tocca. Dopo aver vissuto questi momenti con Gesù, Gesù ci invita a ridiscendere a valle nella città per regalare a tutti il segreto di una bellezza che salva. L'abbiamo vissuta noi la bellezza con Gesù, nel rapporto con Gesù. Ora questa bellezza noi la dobbiamo trasmettere agli altri. Quindi dobbiamo scendere là dove ci sono i problemi e trasmettere questa bellezza. Al monte si sale, si incontra la divinità che infonde in noi nuove energie, che ci carica del suo amore, ma dal monte bisogna scendere. L'incontro con Dio nella preghiera ci spinge a scendere dalla montagna, a ritornare in basso, nella pianura, dove incontriamo tanti fratelli appesantiti da fatiche, ingiustizie, malattie, ignoranza, povertà materiale e spirituale. Il mio invito questa mattina è magari di andare a rileggerci questo brano, fare una riflessione personale. A me personalmente ha dato molto, moltissimo. E da qualche giorno che appunto preparo questo e mi ritorna in mente e mi sento una grande pace quando penso che io potevo essere lì con Gesù, io posso essere lì con Gesù, io posso crearmi questo momento di intimità con il Signore. Quindi il mio invito è a trovare nella nostra giornata dei momenti per stare con Gesù e a sentire la necessità anche di trasmettere ad altri questa bellezza, la bellezza della salvezza. Che il Signore ci aiuti in questo. Amen.